Allora, approfitto di questa occasione che l'associazione Amici del Libro di Siderno mi dà perché è un'associazione che secondo me ha una capacità di un buonanotte. No, sono d'accordo. Allora, dicevo, parto. Allora, io vorrei ringraziare l'associazione Amici del Libro di Siderno perché ho incontrato delle persone meravigliose, perché credono nella cultura e nell'arte. E quindi quando hai delle persone con cui ti trovi, anche emotivamente, io sono disponibile a tutto, a discutere, a esporre, a quello che volete. Allora, qua abbiamo una donna, questa è Margo di Carrara. Chiaramente è un piccolo esempio di quello che posso fare. Non ho sculture enormi come in genere faccio perché è una questione di trasporti, quindi è una questione pratica. Mi sono portato piccole cose da poter vedere un po' il mio modo di fare. Perché lavoro il marmo? Perché il marmo mi dà grandi soddisfazioni. È una qualcosa che mi attira. Mi dà sofferenza sicuramente, ma anche grande soddisfazione. Qua abbiamo questa donna, ha la preoccupazione della maternità, si vede proprio lei che è sofferente, ma sofferente. Ecco, poi abbiamo questa donna al sole, questa è tipo la scultura che ho fatto a Cologna in granito nel 2008. Diciamo che, scusa, che Dimmi. sei seduto sul femminile. Sì, beh, abbastanza. La Allora, anche donna, questa. sì, anche questa. Questa è la scultura che c'è, addirittura simile, proprio ripresa in piccolo, dal piccolo, fatta in grande, in granito, Paolo Gnomè. Questa è la stessa, ecco, anche questa abbiamo l'altra sua che sono state messe vicino, ed è in via Marina a Cologno. Questa è una piccola donna sdraiata. Qua invece abbiamo famiglia, che sarebbe padre, figlio e mamma. E qua abbiamo la testa che insieme è quell'incrocio, la stessa testa riguarda L'unità della famiglia, sì, cara. lui, bravo, l'unità della famiglia. E poi finiamo con questa. Sì, questa invece è particolare perché non è marmo, ma è una pietra locale che è di una morbidezza incredibile. Allora, in pratica, quindi tu lavori molto col marmo, ma Sì, marmo di Carrara, marmo marmo di di Carrara. Carrara. Perché lui si Le ho detto tutto perché ora è arrivato quello Possiamo fare solo in diretta, puoi parlare, cosa sono i tuoi quadri? Mi sai dire cosa rappresentano i tuoi quadri? Cosa vuoi rappresentare con questo materiale che abbiamo qua in esposizione? allora ti do del tu Sì, perché sei più giovane di me, per fortuna sì. anche se hai la barba bianca e io non l'ho mai usata la E barba. vabbè, tu hai i capelli bianchi, quindi Sì, sono. io non ne ho più capelli come te, bianchissimi, e tu ce l'hai bianca. No, guarda, dottoressa, ti volevo dire, vuoi. No, no, no. Poi faccio dimmi due parole e poi le riprendo io. Mi hai fatto una domanda: Sì. che cosa rappresentano quei quadri? Allora io ti dico questo: io sono prestato alla pittura. Dipingevo quando avevo 18 fino a 18 anni, ragazzo, e ho fatto allora una grandissima mostra a Catanzaro, al Palazzo Fanzari, e ho venduto tutto. Entusiasta, ho messo quattro quadri sulla macchina e sono andato fino a Venezia, nelle gallerie dove esponevano i quadri, per capire se io dovevo continuare a interessarmi di pittura o meno. Non fui. Va bene, senti una cosa, ho visto che lavori molto col rosso. E no, se tu mi hai fatto una domanda,
Io, ognuno ha un modo No, di però rispondere. abbiamo 2 minuti di tempo. Questo lo Vabbè, dire. avresti dovuto No, ma dirmelo l'ho detto prima. già. No, E allora, guarda, io ti dico questo. Un pittore dipinge, poi c'è un critico che guarda i quadri ed esprime quello che i quadri dicono, perché il quadro non è una scrittura, è qualcosa di più, molto più profondo. Allora, io non ho, non voglio commentare quello No, che ho meglio. fatto. Ok. Faccio una ripresa. Grazie. Chi vuole, qui fino a stasera ci sono pittori, scultori, c'è anche alle 9:30 inizia la presentazione del libro. Siamo qua, ci sono pure gli artisti, chi vuole a venire a guardare. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci.